Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. Oggi dovremmo andare alla Luxolis per quel torneo di cui ci avevano parlato nello scorso episodio. Abbiamo affrontato il titano delle sabbie, Sart. Quindi se ve lo siete persi vi invito ad andarlo a recuperare subito. E vi invito anche a lasciare un bel mi piace, a commentare, ad iscrivervi al canale e a condividere questo video sui vostri social se vi sta piacendo la serie, se vi sta piacendo Coromon. Però, prima di andare alla Luxolis, vorrei fare quella missione secondaria che ci siamo portati dietro dall'inizio del gioco. E infatti siamo qui a Bosco Tasso, vi sto facendo vedere per l'appunto il percorso per arrivare a quella missione. Siamo all'inizio, siamo partiti da Villa Fieno. Ed ora stiamo andando in quel posto. Ho messo davanti il mio Lunar Pup, che fa da repellente naturale. O meglio, ora è diventato un Eclittor, eccolo qui. Ve lo faccio pure rivedere perché tanto è sempre figo. Eccolo qua. 129 di attacco speciale. Beh, niente male, eh? Fiero lui. Appunto, ha l'abilità che come leader della squadra, fuori dalla lotta, ha la probabilità di allontanare i Coromon selvatici più deboli. E ci sono molti Coromon selvatici deboli qui. Ora, per arrivare giù bisogna fare questo piccolo enigma, ve lo ricordate? Così, tac. Poi bisogna andare qui sotto. Questo lo spingiamo via. No, di qua. Così vi sto facendo anche rivedere come arrivare lì. Mi sono tenuto il cappello da Indy, perché è bello. Allora, aspettate, qua bisognava fare in qualche modo diverso, giusto? Oddio, l'altra volta mi ricordo che mi ero leggermente bloccato anche io qui. Ah, è vero, ora mi ricordo, sì. Ora ricordo. Bisogna fare così. Tac. E poi spingerlo. Con il legno lì che lo blocca, esattamente. Così da poter passare. E potrei spingere via questo. Ecco fatto. Ed ora possiamo passare. Mi sono portato dietro ovviamente un Moltai da dargli, perché questo povero addestratore di Coromon aveva subito una perdita. Un suo cosa? Degli svurmi? Davvero? Bello Eclittor, eh? Anche le lune sulle zampe. Vabbè, ovviamente facciamo fuga. Non stiamo a perdere tempo qui. Appunto, questo povero addestratore aveva perso il suo Coromon, nel senso che gli era morto. E gli mancava talmente tanto che ne voleva un altro. La vita è così misera senza Rocky. Ed ora noi diamo un Moltai. Un Moltai? Per me? La stessa specie del mio amato Rocky. Va bene. Certo, sembra Rocky, ma sarà mai lui? Non può sostituirle. O sostituirlo. Ma forse questo Moltai non è destinato a sostituire Rocky. Entrambi possono vivere insieme nel mio cuore. Posso iniziare un nuovo legame. Vorrei ripagarti per questo gesto, gentile sconosciuto. Per favore, prendi questo. Una gemma revitalizzante, una mossa istantanea frenetico, non è male. Sentiti libero di tornare in qualsiasi momento. Mi casa e stu casa. Perfetto, abbiamo anche completato questa missione. Non dovrebbero esserci strumenti nascosti qui perché li avevamo già presi. Ok, infatti qui abbiamo l'indizio che fosse un Moltai. Ed eccolo qui. Moltai. Quindi abbiamo completato anche questa missione. Ora torno al campo della Luxolis, taglio e ci rivediamo lì. Eccoci, ci stiamo teletrasportando al campus della Luxolis. E siamo arrivati. Direi di riprendere dal box il Coromon che abbiamo lasciato giù. Ho lasciato giù Patterbit. Ecco qua, ritira. Patterbite, o meglio. Ora che si è evoluto è Patterbite. Ritira. Vai. Che se affronteremo degli allenatori potremo prendere, o meglio degli addestratori, potremo prendere un bel po' di soldi, grazie a Patterbite. Allora, dobbiamo andare nel laboratorio, avevo detto. Vediamo se qui dentro ci sarà qualcuno, eh. Laboratorio Coromon, non credo che sia qui. No. Tu cosa dici? No, niente, solita roba. Proviamo ad andare allora da un'altra parte. Di preciso dov'è che aveva detto che dovevamo andare? Abbiamo il diario, vero? Allora, consegne di Buzzlet. No, attive. Solo queste? Ah, sta partecipando alla sfida dello specchio. Appunto, ma dov'è? Qui dentro magari? Ne dubito, questa è la stazione. Appunto, qui non c'è. Lui aveva detto campus della Luxolis, se non ricordo male. Vediamo, eh. Forse qui?
Sì, esatto, benvenuti alla prima sfida dello specchio annuale della Luxoris. Le iscrizioni stanno per chiudersi, ci si può ancora iscrivere, ma solo più per oggi. Sì, le traduzioni sono davvero fatte alla cazzo di cane. Se sei qui per competere, ora è il momento, ovviamente. Meraviglioso, ti tengo il posto. Grazie, dove devo andare? Poco più. Quella voce. Oddio no, Larry è arrivato. Deve essere l'unico Glacial. Ehi, Larry. Glacial, ti sei preparato per la sfida? Spero che ti sia guardato allo specchio. Devi apparire al meglio. E spero che il tuo Cormoran sia ben preparato a tutte le strategie. Larry è molto creepy, eh? Oh no, non dirmi che stai entrando qui. Wow, che temerario. Orgoglio a parte, non prendere questo evento alla leggera. Glacial, fai del tuo meglio. Alla fine ci può essere un solo vincitore. L'ambitissimo premio è un nuovo e stravagante modulo quanto. Quindi l'asticella è molto alta. Ok. Bene, non rovinerò la sorpresa, ma spero che tu abbia fatto pace con la tua squadra. Ma certo. Ma poi ride. Bene, cosa stai aspettando? Alzati, Glacial. La folla, adorante, ti sta aspettando. Allora, è il torneo specchio. Vi ricordate che nel primissimo episodio c'era un personaggio che stava parlando di un modulo che stava mettendo a punto che aveva a che fare con uno specchio molto vicino, che era ovviamente lo specchio d'acqua. Era. Non è che ci mettano un surf o una sorta di amo per pescare? Vediamo se l'ho intuito, eh. Che eccitante competizione è stata finora, gente. Abbiamo assistito a lacrime amare e a sconfitte cocenti. Ora, gente, siamo alla resa dei conti. Benvenuto a uno degli ultimi sfidanti della sfida dello specchio di quest'anno. Tutti quanti, un applauso per Glacial. Da voglio l'animazione degli applausi, eh? No, niente. Sarà Glacial quello che se ne andrà con il modulo estremamente utile, di grande valore, tanto desiderato. Modulo Scans. Scans. Scansiona. Glacial, ecco il tuo avversario. Chi è? Qualcuno che conosciamo? Un cubo? Non è un cubo qualsiasi, il tuo avversario è il cubo riflettente. E sembra che il cubo riflettente abbia finito di analizzare il tuo suo avversario. Oh no, devo combattere delle coppie dei miei Coromon? Che cosa sta succedendo? Dopo un'analisi approfondita di Glacial, il cubo riflettente ha ora creato un clone temporaneo, ancora più forte dell'originale, oddio. Forza, vediamo come se la cava il nostro concorrente contro la sua stessa squadra Coromon. La lotta sta per iniziare. Ci sarà un vincitore oggi? Sarà questa la volta in cui il cubo riflettente avrà sconfitto? Sarà sconfitto? Forza, iniziamo! Ok. Ok, Ecliptor. E noi Ecliptor. Oddio, ma sono versione più potenti. Questo è perfetto. Per forza, perché è il mio potente. Lui è perfetto, no? Sì, oddio. Oppure sono tutti perfetti in generale. Però come livello sono uguali. E io qua devo usare. Speriamo che ce la mandi buona con Voodoo. Punto fantasma. Non dovrebbe avere molto attacco, però. Ok, infatti. Noi Voodoo, chi è che prendiamo? Ah, Rhinobots. Non gli faremo molto. Però lui di difesa speciale non ha molto, infatti si è preso un po' di danno. Andiamo con un altro Voodoo. Lui continua a usare punte fantasma. Mi va bene così. Abbiamo un'altra occasione per usargli Voodoo. Prendiamo dal terra, peccato. Gli faremo poco. Beh, un po' di danno l'ha preso. Ok, mangia frutto giuba, bravo. E dovremmo avere un'altra opportunità di fare Voodoo. Ah, ipnonda. Non ha colpito! E si gode! E si gode, dai, prendi lui. No, ha preso un Caplow. Però Caplow non ha molta difesa speciale. E infatti prende danno, bene. Fanno un altro di Voodoo. Punto fantasma, dovremmo reggerlo. Ok, retto, bene. Però prendi qualcuno, no? Continua a prendere altri. Dugterra, morirà. Sì, vabbè, oh, Dugterra è andato. Uno è andato. E a questo punto direi di sostituire. Perché lui non deve ucciderci con le punte fantasma, altrimenti prende un botto di attacco. Allora, mandiamo qualcuno con una difesa alta. Caclow, vai. Se lui usa punte fantasma, ora lo tanchiamo. Mettiamo un umidificatore. Punte fantasma, esatto. E lo andiamo a tankare. Esattamente, non ci fa nulla. Ed ora noi usiamo spruzzo perché. Ok, super efficace solamente spettro e magia. Vai con spruzzo. E siamo pure più veloci. No, dai, non ha colpito, non ci posso credere. E questo fa male.
Su Rhinobuzz fa male. E infatti dobbiamo eliminarlo subito questo perché è un problema. Eliminalo. Buono. Questo se lo prende, eh. Lui non ha molta difesa fisica. E infatti crepa. Buono, bravo Ukaclaw. E tra l'altro il suo Rhinobuzz è morto, quindi quello che potrebbe crearci problemi non c'è. C'è ancora Viralix. Viralis, appunto. Lui può crearci problemi. Proviamo a fare questo. Vai. No, dai, non ha colpito. Ma che sfiga, questo ci shotta. Non abbiamo difesa speciale, super efficace. Oh, non ci ha shottati. Ok, cambiamo. Tocca mandare il nostro Viralis. Tocca che lui tanchi. Qua è una lotta tra ancora. Valanga, va bene. Non mi fai nulla. Per l'appunto. E la pioggia si è fermata. A questo punto userò Graffio. Lui potrebbe usare Vendetta, eh. Ok, Graffio contro Graffio, va bene. A me basta guadagnare un po' di tempo. Continua pure con Valanga, non è un problema. Tanto è qua il frutto Giuba in caso. Vai. No, Vendetta non volevo usarla. Volevo usare Graffio. Comunque ho in caso il frutto Giuba che mi ricarica. E nel frattempo posso ricaricare anche altri Coromon, infatti. Allora, mandiamo Graffio di nuovo. Buono. A questo punto, oggetti. Ah, non posso usare oggetti! Azza! Ok, questo cambia un po' le cose. Fondamentale allora che gli abbiamo dato i frutti. Fondamentale. Il problema è che ora io. Il problema è che è un problema adesso. Perché lui mi batte. Sarebbe un brutto colpo. Appunto. Niente, facciamoci uccidere Viralis. Va bene. Lui se ne va. E mandiamo Patterbite. Vai. Lui in teoria dovrebbe riuscire a ucciderlo con un pugno di precisione. Paladino dovrebbe reggerlo. Ok. O perlomeno mandarlo in range di kill per qualcun altro. Ok, la probabilità di colpo critico è aumentata. Ah, non ha più pugno propulsore che ha priority. Porco cane. Questa non ha priority, vero? No, infatti. Speriamo di far così che lui faccia. Ok, buono. Deve recuperare i PE. Buono, buono, buono. L'abbiamo sfinito con quella battaglia con Viralis. Ok, e due suoi Coromon sono andate. Anzi, tre, anche Lunarwolf. O meglio, Ecliptor. Ok, Rhinobuzz. Va bene. Va bene, va bene. Bello però, perfetto questo. Andiamo con pugno volante. Lui usa morsa velenosa e ci shotta. Va bene. Pitterbite non è un problema. Immaginate se perdiamo per Pitterbite poi. Ora tocca ad Altaïr. E sabbia mobile. Perfetto, è più veloce. Questo dovrebbe shottarlo in teoria. Esatto. Colpo critico. Buono. Buonissimo. Guardate quanti punti esperienza che prendono i nostri Coromon. Pitterbite al 32. Bene. Ukaclaw. Ecco, questo è un problema. A lui quanti ne mancano? Allora, abbiamo ucciso Viralis. Guardiamo la nostra squadra. Allora, Rhinobuzz è morto. Ecliptor è morto. Viralis è morto. A lui mancano Dugterra, Ukaclaw e Pitterbite. Ok. Quindi, strategia, strategia. Allora. Contro Ukaclaw devo mandare Rhinobuzz per forza. Che ha ancora il frutto Giuba. Il nostro Dugterra ha ancora il frutto Giuba, ma lo devo sostituire per forza perché se prende un attacco di tipo acqua muore. Io qua manderei fare lo switching con Rhinobuzz. Farei lo switching con Rhinobuzz per forza. Vai. È la mossa più giusta. Perché se Dugterra prende un attacco di tipo acqua da Ukaclaw è morto. No! Spinta corporea? Ok, mi ha attacca per primo, colpo di fulmine. No, spruzzo. Però non dovrebbe essere molto efficace. Ok, che ha molto attacco, però se colpisce più di tre volte. Niente, mi ha ucciso. Non riuscirò mai a battere lui.
Obiettivo sbloccato. Non riuscirò mai a batterlo. Dugterra, o Ukaclaw, o Ecliptor. Mandiamo Ecliptor. Abbassiamo lì l'attacco. E usiamo punte fantasma. Ma non ha senso usare punte fantasma. Speriamo di addormentarlo. Ok, e speriamo che non si svegli. È l'unica cosa che possiamo fare. Si è svegliato, va bene, niente. Aspetta. Abbiamo un'altra possibilità. Vai. Ok. Vediamo se si sveglia ancora. Vediamo, eh. Vabbè, ma questa è sfiga però, ragazzi. Ok, non funziona con i Coromon di livello più alto. Altrimenti non me lo spiego. Qui avremmo potuto usare due V2, effettivamente. Avremmo potuto usare due V2. Allora, mandiamo il nostro, usiamo colpo spinta corporea. Vediamo quanto danno gli facciamo. Un buon danno. E anche lui però usa spinta corporea che non ha colpito. Attenzione. Un'altra spinta corporea. Attenzione. Gli abbiamo buttato giù Ukaclaw. Attenzione. Ecliptor, ma chi se ne frega che ha risvegliato parte del tuo potenziale. Vabbè, tira su l'attacco speciale. Ecliptor al 43. Peterbite. Non possiamo perdere per Peterbite. Vai con Spruzzo. Questo dovrebbe tipo shottarlo. No, dai, ha colpito solo una volta. Cambio di marcia, attenzione. Attenzione. Velocità, attacco fisico aumentati. Però colpiamo per primi. Ok, anche Peterbite è andato. Attenzione, eh. Ukaclaw 47. Abbiamo vinto. Ok, era l'ultimo Peterbite. Pensavo ne mancasse ancora uno. Senza strumenti questa lotta è tosta, eh. Tra l'altro, devo aumentare un po' la luce qui perché mi ero accorto adesso di essere abbastanza al buio. Ok, dicevano che era impossibile, che questa sfida fosse folle. Ma si sbagliavano. Abbiamo un vincitore. Signore e signori, facciamo molti applausi per Glacial. Quella è nostra madre. Questo è il mio bambino. Oh, sono solo la mamma più orgogliosa di sempre. Ma guarda come se la ride l'arbitro. Fatti avanti, Glacial. Glacial qui ha dimostrato che la forza da sola non è tutto. La strategia trionfa. Per questo la Luxolis ti premia con orgoglio, con il modulo Skans. Ole. Glacial è uno dei pochi fortunati. Non dovrei più rovistare tra i sudici bidoni della spazzatura solo per scoprire che sono vuoti. Un lampo del modulo Skans scoprirà immediatamente tutti gli elementi nascosti. Usalo in modo responsabile, Glacial, perché non molti ne hanno la possibilità. Ok, il detector praticamente. Però bisogna vedere quanto è utile effettivamente, che area di copre, eccetera. Bene, gente, questo è tutto per quest'anno. Grazie per tutto il vostro supporto. Rimani in forma e ti prenderemo di nuovo, al volo, l'anno prossimo. Ok? Oh, il mio tesorino, il mio Glacial, l'hai fatto davvero, sono così incredibilmente orgogliosa di te. Mamma, non sapevo che saresti stata qui. Quando ho saputo che Luxolis stava ospitando un evento e che era aperto al pubblico per gli spettatori, noi. Infatti c'è anche Dexter, fratellino. Mi dispiace interrompere una riunione così toccante. Ecco che è arrivato Rigel. Questa deve essere la madre di Glacial. Sono Rigel, il supervisore di Glacial. Deve essere molto orgogliosa. Nel loro breve tempo a lavorare. Nel. Sì, nel suo breve tempo a lavorare per noi, Glacial è andato ben oltre le aspettative. È proprio vero? Sin da quando Glacial era piccolo, ha voluto far parte della Luxolis. Quindi sentire che Glacial sta andando così bene qui, non sa quanta gioia mi porta. Forse quando le cose sono meno impegnative, posso farle fare un giro per il campus. Tuttavia, allo stato attuale, le cose stanno un po'. No, ho capito. Glacial è davvero impegnato in questi giorni. Sono solo felice di aver avuto un momento con loro. Beh, giustamente. Ma intanto Dexter si sta dormendo. Dexter, abbiamo un treno da prendere, presto. Di' arrivederci a Glacial. Perché tutti parlano così bene di te? Hai solo sconfitto un cubo. Anche io potrei farlo. Beh, ci vediamo. Ti voglio bene, Glacial. Spero che verrai a trovarci quando avrai un po' di tempo. Tra l'altro, sono già passato dalla madre e come regalo per passare, praticamente ti darò le torte. Glacial, ritroviamoci nella zona d'accesso limitato. Ok, perfetto, grazie che ci porti tu così non devo andarci io. Eccoti. Crediamo che ci stiamo avvicinando a Thomas. Ecco perché vorrei darti una certa cosa che dovrebbe velocizzare i tuoi viaggi. Thomas, se ben ricordate,
è lo scienziato che è stato rapito dai buboniani ad Isola di Donar, si chiama, sì, Isola di Donar. Cos'è che ci dà? Deve essere qui da qualche parte, dammi solo un momento. Così, entra. Aspetta, hai trovato un Lumon? No, questo era il Lumon strano però, eh. Glacial, mantieni le distanze. Questo è un campione molto delicato. Era quello che avevamo sconfitto appunto quando c'erano i buboniani. Devi ricordare il caos che un Lumon può causare quando viene risvegliato. Ha fatto qualcos'altro da quando l'hai catturato? Sì, quella cosa può teletrasportare altre persone. Ci sta teletrasportando dappertutto. E questo Lumon può imitare perfettamente qualsiasi Coromon su cui posa gli occhi. Una metamorfosi temporanea. Oh, penso di aver visto qualcosa del genere di recente. Ci è voluto parecchio lavoro per sedarlo, ma poi siamo riusciti ad osservarlo solo per un breve lasso di tempo. Ma la cosa più strana che abbiamo osservato finora è che non sembra respirare. Cioè, sembra morto, eppure i suoi parametri vitali mostrano ancora che è vivo. Come può essere? C'è ancora così tanto da imparare su questa specie mutata, questo differente tipo di Coromon. Lascialo, ovviamente volevi vedere un Lumon, sei tu che li hai combattuti dopo tutto. Il tipo unico che abbiamo rilevato su questo Coromon potrebbe essere il vantaggio che stavamo cercando per quanto riguarda Thomas. Per favore, permettimi di elaborare nell'altra stanza. Va bene, e ci devo dare un po' di spiegazioni qua, eh. Un nuovo tipo che emerge così all'improvviso è eccitante, ma ciò implica anche notizie piuttosto preoccupanti. Non sappiamo nulla dei pericoli per l'ecosistema che questo tipo può causare. Potrebbe aver causato i disastri scoppiati a Velua? È per questo motivo che i buboniani stanno cercando le essenze titaniche? Raccogliere le essenze titaniche, comprendere il loro scopo. Ho la sensazione che potrebbe essere ancora più importante del previsto. Comunque abbiamo adattato il localizza essenze che ci ha fornito in precedenza per tracciare il nuovo tipo. Ci ha dato un vago segnale sui monti Batavi, o Batavi. Potrebbe essere dove si trovano i buboniani. Parti il prima possibile, trovali i titani, cercando anche Thomas, ovviamente. Ecco qualcosina che ti aiuterà a velocizzare i tuoi viaggi. È la mia tavola Lux, di quando ero un giovane sbarbatello. Tavola da surf? Questa cosa mi ha servito bene in passato, ma ora credo che sia ora di lasciarla ad altri. Tavola Lux attraversa le acque con stile, esattamente. Questo dovrebbe aiutarti a raggiungere il percorso ottimale per i monti Batavi o Batavi, dove non uno, ma due essenze titaniche sono state individuate. Ok, tutte e due lì. Oh, dove dovrei prendere questa tavola Lux prima? C'è qui la traduzione. Dovresti prima dirigerti verso l'essenza di fuoco. Si trova nel profondo del vulcano di Vlamma, nella parte occidentale dei monti Batavi. Il modo più veloce per arrivarci è navigare nelle acque a ovest di Darudik, una via molto battuta. Farò del mio meglio per trovare la prossima essenza titanica. Buona fortuna, Glacial. Risplendi sempre di luce là fuori. Ok. Trova tutte e sei le essenze titaniche. I loro misteri devono essere rivelati. Va bene. Va bene, va bene. Allora. Qui non possiamo ancora prendere, vero? Oh, questo cosa sta facendo? Pazzito. Questa è Velma, vero? Sì. Noi progettiamo nuovi moduli per addestratori per facilitargli il lavoro. Ok, sì. Classico dialogo che abbiamo già sentito. Usciamo dal laboratorio di ricerca e sviluppo. Bella questa musica. Allora, dobbiamo innanzitutto prendere questa conquista. Ok, ogni 5 frutti mangiati dal tuo Coromon, quindi ha pure senso dargliene un botto. Tanto appunto prendiamo esperienza facendolo. Quindi diamo altri frutti, già che ci siamo. Abbiamo due gemme revitalizzanti. Niente male, eh? Niente male, gemme revitalizzanti. Direi di darla a qualcuno che ha molti molti HP come Beralis. Sì. Al posto della gemma dell'apatia va bene. Che potremmo dare a Dugterra a questo punto. Guarda qua. Gemma dell'apatia, dai, ad Agterra, sì. Poi possiamo dare la manciata d'oro a Ukaclaw e iniziare a dare un po' di frutti, vai, dai, a lui e a lui.
E anche a Peterbit. Ecco fatto. Ora vorrei parlare velocemente a Gideon, che si dovrebbe trovare qui sopra. Vediamo se ha qualcosa di diverso da dirci. Perché a me sembrava un personaggio importante, a dire la verità. No, niente, sempre il solito. Ah, possiamo però fare questo ora. Incontriamo dei coromon selvatici qui? No, ok, devo premere di nuovo per scendere. Spinner platinato, torta PSXL, torta PXL. Beh, niente male. Posso passare di qui? No. Vediamo se posso andare più in giù. Beh, inutile. Chissà se incontro dei coromon selvatici. Qui forse posso passare? Nope. Però ci sarà un modo di arrivare di lì, per forza. Magari da qui sotto? O da qui, forse ancora meglio. Aspetta, tac, tac, aspetta che ci siamo. No, dai, ok, qui. Eccoci qui, arrivati. Gemma brillante, guadagna esperienza extra dopo aver partecipato ad una lotta. Oh, questa è fortissima. Questa è fortissima. La diamo. È praticamente il fortunuovo. Lo diamo a qualcuno che vogliamo portare su sicuramente, come Beralis. Che però ha già la gemma che gli ricarica gli HP. Potremmo darla a Duca Claw. Però ha la gemma per dei soldi. Potremmo darla a Rhinobaz. Anche se per l'elettro potrei quasi iniziare a prendere in considerazione l'idea di prendere BT Bolt, si chiamava la tigre elettrica. Però non so com'è la sua evoluzione. E per adesso Rhinobaz comunque è abbastanza forte. Per tirare di su esperienza direi di darla a Dugterra, dai, andiamola a Dugterra. Anche se è un po' inutile, perché forse Dugterra a un certo punto potremmo anche lasciarlo giù. Anche se è forte, è molto forte. Avete visto che ha shottato il Coromon avversario dello specchio, appunto. Andiamo a Dugterra, dai. Oggetti. Andiamo a darla. Allora, dov'è? Gemma brillante. Dai, a Dugterra. Sì, sì, togli la gemma dell'apatia. Ok, buono. Ora devo trovare il modo di uscire da qui. Tac. Di qua. Ok, forse qui c'è uno strumento, no? Ah, proviamo a usare lo scanner, e magari in una zona nuova, perché magari qui giustamente gli strumenti invisibili non ce ne sono. Ok, buono, ora abbiamo anche questa. Dovremmo effettivamente fare un po' di backtracking, ma lo farò per i cavoli miei nel video. Allora, questo è lo scanner, vero? Sì, e non ha rivelato nulla. Dovrebbe essere lo scanner. Sì, scans. Ce ne manca solo uno di modulo. Abbiamo anche il modulo brucia che dobbiamo ricordarci appunto di avere. Perché potrebbe essere utile effettivamente da usare in alcuni casi. Qui non è che c'è un passaggio segreto, vero? No. Ok. Ok, eri tu che stavi elaborando il modulo relativo allo specchio, vero? Non posso dirti cos'è, ma ti darò un indizio. Ha a che fare con uno specchio molto vicino a noi in questo momento. Era lui quello a cui mi riferivo, ma mi sa che appunto non c'entra niente con lo specchio vero e proprio. Che abbiamo. Con il torneo dello specchio che abbiamo fatto. Sì, curiamo i Coromon. Ok. Perfetto. Il cappello di Indiana Jones me lo sto tenendo su perché è carino. Lo voglio tenere. A questo punto ce ne andiamo ad Arudic. Pronti ad andare a ovest. Eccoci qui, pronti. Vediamo se sono cresciute le piante. Sì, sono cresciute le piante. Io tra l'altro, fuori dai video, vado sempre a riprendermi le piante, eh. Infatti guardate quante frutti giuba ho. Non bel po'. Qui mettiamo altri frutti bear. Sono quelli per l'esperienza, vi ricordo. Per avere più esperienza. Vai, altro frutto bear. Tac. Sempre utile mettere piante varie. Lui era quello che ci chiedeva di comprare uno Slytherin, vero? Ho proprio quello, uno Slytherpin. Ascolta, comprane uno ora e ti rivelerò un piccolo segreto. Sì, sarebbe bello comprare quello perfetto, ma guarda quanti soldi servono. Comprarne uno standard, magari no. Su come farli evolvere più in fretta. Le paghiamo questi 10.000? Però ne abbiamo 87.000, no dai, no, per adesso no. Magari dopo il percorso che faremo qui. Possiamo uscire ora? Sì. Cazzato questo. Qui sopra cosa c'è? Tu? Tutti questi cosiddetti archeologi cercano gemme solo per profitto personale.
hanno dimenticato il vero senso dell'archeologia. Guarda qui, ho appena trovato i resti di una città antica. Questo è il modo in cui l'archeologia sarebbe utile a tutti, no? Sì, allora, prima di tutto voglio fare questo. Ok, strumento invisibile qui. Ok, possiamo spammarlo, tra l'altro. Qui non c'è nulla, perfetto. Vorrei anche cliccare di sopra, se è possibile. No, ok, inutile, non c'è niente qui. Ok, ma prima di andare ulteriormente nel percorso, direi che questo video finisce qui. Nel prossimo esploreremo questo percorso e probabilmente, spero, arriveremo dove dobbiamo usare la tavola per andare sul percorso acquatico. Quindi detto ciò vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se avete gradito questa parte, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi sia del torno specchio, di come magari l'avete superato, di come siete stati sconfitti, perché sono curioso di sapere cosa accade se venite sconfitti, cioè si perde il modulo scansione, quindi non potete usarlo, oppure vi danno la possibilità di riprovare, fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dalla Charles Fair è tutto, al prossimo video!